Benvenuti in questo nuovo video. Allora, quella che vedete alle mie spalle, una cugina che ci ha fatto compagnia 3 anni, sì, tra poco se ne andrà questa parte qua e se ne andrà la lavastoviglie. E se ne andranno anche i mobili sopra di questa parte qua, mentre ci restano solo la parte di sotto. Perché se ne vanno? Perché arriverà la cucina nuova! Se ne andrà tutta completa, raga, tutta completa. Infatti è arrivato già ciao Family, chiamiamo l'accessorio. È arrivato diciamo il primo pezzo, la fontana, il rubinetto, come lo vogliamo chiamare noi. Sì, ma io poi già lo so che voi vi state chiedendo perché se ne va pure la lavastoviglie. E poi ho messo tutto completo, perché questa qua mi sono un po' informato e comunque diciamo che se deve vedere vale la pena o no rimane l'incognito. E comunque la resistenza, il 90% è la resistenza che è andata. Sì, ma la cucina c'ha la... Poi già la cucina c'ha già il mobiletto per la predisposizione per quella in castro, e ho deciso di acquistare la nuova. Ho detto vabbè, a sto punto l'acquisto nuova. E poi è anche quella che mi piace a me. Poi quanto arriverà? Vi faremo vedere. Eh sì, che poi quando arriverà andrò a montare, perché mi porteranno la cucina già per le predisposizioni, tutto fatto. Aspetta, arriva prima la lavastoviglie e poi la cucina. Sì, voi vedete prima i pezzi, perché ci arrivano prima i pezzi e poi ci arriverà la cucina. Eh sì, ma ora io dicono perché vengono prima i pezzi? È perché la cucina ce la consegnano. No, vuol dire i pezzi dove li abbiamo acquistati? I pezzi li abbiamo presi su Amazon, tutto l'averlo, perché c'è convenuto, mi ho trovato un bel prezzo e bella roba. Poi lo vedrete, non ve lo racconto ora perché è brutto raccontarvelo. Possiamo dire quello che abbiamo preso. È meglio che comunque abbiamo preso tutto nuovo, quindi intendiamo tutto, dal piano cottura, l'averlo, a una vasca l'abbiamo preso. Preso il rubinetto con la doccetta. Qualche accenno ve l'ho dato, eh? Il rubinetto per me lo vedete già. Abbiamo preso il forno. Il forno è dimenticato. Forno, lavello, piano cottura e lavastoviglie e rubinetto. Comunque del vecchio Family, come vedete mia moglie, rimarrà solo il pezzo di sotto momentaneo. Sì, che poi abbiamo già parlato con quel mobilificio. E un domani che devo fare. Comunque parlando del mobilificio, ma visto che siamo andati al discorso mobilificio, l'abbiamo acquistata da Mondo Convenienza. Vuoi dire perché era fissato con Ikea, ciu. E poi vi dirò il perché non siamo andati da Ikea. Allora, ora facciamo vedere un attimo la fontana. Poi io vi faccio una pergamena, non un discorso, vi faccio una pergamena. Facciamo perché la storia è lunga, quindi devo raccontare una storia di 2 giorni, no, però ristretta, capito? Molto corta! Però è una storia di 2 giorni, capito? C'è cazzo. Allora, ora vi faccio vedere il pinetto, così, poi metto la fotocamera sul treppiedi, perché il braccio se ne va! E vi raccontiamo il perché abbiamo preso da Mondo Convenienza. 1, 2. Questa è la fontana. Lo so, non si capisce niente, perché ovviamente è nero su nero. Però se mio marito la alza delicatamente, eccola qui. Ta-da. Family, è uscito perfino i guanti. Ah, sarà! Ah, non guardate le foto. No, perché qui si vede più scuro.
Non è lucido, è un materiale, tipo vellutato, tipo è nera. Vellutato però. No, vellutato. Ho capito, tipo vellutato. Guarda. No, sei opaca, sì, ma non vellutata. È di scivolo, sì. Comunque, è questa e tiene la doccetta. Eccola che qua. Voi potete colare il getto d'acqua. Poi lo vedete, yeah. Lo vedremo montare. Sì, è nera. Perché è tutto nero nella cucina e ora ve lo tirà. Ci sono salvati i cambiamenti. Aspettate. Perciò. E ora vi diciamo perché la cucina. Ciao family. Non sarà più di Ikea. Sì, ma di molto convenienza. E vi spieghiamo il motivo. Perché comunque la prima tappa l'abbiamo fatta da Ikea. Siamo andati a fare il preventivo, ci siamo, comunque abbiamo fatto tutta la storia che si deve fare ora, ma comunque vanno a prenotazione, comunque tutte le cose in base alla privacy, comunque ci sono questi numerini, siamo riusciti a fare il progetto per la cucina e comunque già da come parlavo dal progetto, noi già vedemmo una cucina sul loro sito online e già noi avevamo quell'idea, poi da quell'idea non si poteva andare, visto che i loro elettrodomestici, per farvi capire, non ci piacevano, non erano nelle nostre esigenze. Allora abbiamo optato che ci sono da solo la cucina senza elettrodomestici. E già cominciava a dire. Ma ci devi dire tutto però, sì. Il fatto del top, montaggio, trasporto, tutto. Ce lo sto dicendo, ce lo sto raccontando. Ce l'ho detto, io ce l'ho detto, ci volevano 2 giorni, però io vi faccio una sintesi. No, però questo stretta, particolare stretta. Non si è tallo. No, questo è particolare di dove mi ha fatto cambiare idea. E vi spiego pure. Ci ha fatto cambiare idea, vi spiego pure il perché. Che poi a mia moglie, io ci dissi, questo, la vendita l'ha saltata e ora vi spiego perché. Comunque andammo là a mollare la papa, ci mettiamo in fila, andammo là a fare il progetto e cominciamo a parlare. Noi optiamo per l'opzione sopra la cucina senza elettrodomestici, come vi ho detto, e già cominciò a dire il top lo deve far tagliare, lo deve fare legname, la lavastoviglie dopo non ci va nel suo mobile, è più giù. Comunque tentava sempre a venderla completa con i loro elettrodomestici e io già di là mi urtò, questa cosa mi urtò e già di là di me dissi questo, non la vendo la cucina, voglio spendere pure di più, non fa niente, però cambiamo. Comunque avevamo l'appuntamento, dopo 2 o 3 giorni dovevamo andare con le misure perfette, invece lo so fare, abbiamo preso le misure, il giorno dopo ho preso le misure perfette. Tutto il punto dello scarico, tutto quello che c'era, le misure delle pareti, tutto perfetto. Siamo andati per concludere, siamo andati nel mondo convenienza. Siamo andati là. Sì, però hai saltato il che fatto poi del montaggio di Ikea. Infatti, ho detto il modo da fare che alla fine già ci volevano convincere a vendere forza con i loro elettrodomestici, che poi la cucina mi veniva a costare il triplo. A parte questo, poi disse, si può pure fare, infatti questa è una cosa che non dovevo saltare per fare, questa è proprio la goccia che ha fatto abboccare il vaso, infatti me ne stavo dimenticando, scusate, bene. Comunque, il fatto del montaggio, dicevo, che infatti che ho spiegato, il top non ce l'ho da tagliare, dovevo far tagliare, io devo fare niente, questa cosa invece l'ho detto prima, mi gustò. Poi disse, noi lo possiamo pure fare, però ci prendiamo in più, ci prendiamo 200 euro in più. Se lo vuoi essere fatto, in poco ti mettevo tutte le condizioni che tu dovevi optare per la cucina completa da loro. E questa cosa qua ha fatto saltare proprio la vendita, ma proprio una cosa che abbiamo fatto. O optavi, ripetiti, la cucina come dicevo completa loro, con tutti i elettrodomestici loro, oppure la bellezza di 500 euro in più per portartela a casa, per montartela e per mancare. Magari avevi top tagliato, se no te la caricavi in macchina e te la portavi tu e te la montavi tu. Comunque, guardate la foto, pesi le misure,
andammo da mondo conferenza, fece tutte le misure sistemate, andammo là per concludere e infatti trovammo un dipendente Però, top, veramente ma top. però tua moglie come ti disse? L'85? Già me lo disse, l'85% del mondo conveniente ci accontenta, E come e fatti? infatti, ma noi non è che ci siamo trovati male con mondo conveniente, noi abbiamo la camera, lo sapete, la camera da letto, l'abbiamo messa da mondo conveniente. Ho avuto un piccolo problema con capo che voi già lo Ah, ma sapete. queste stiamo parlando della cucina, non No, questa è la no, no, camera. volevo dire, non è che mondo conveniente per noi non l'abbiamo mai, che sono sempre cortesi. È una ditta seria, per noi è una ditta seria. Ci siamo trovati bene. Comunque, morale della favola, siamo andati là, da mondo conveniente, misura tutto, perfetto. Poi ha detto che venne a farci tutto il progetto sistemato, bello, regolarci, fece la cucina proprio come se capiva i gusti già in mente a lui, era già predisposto a sistemare senza dire né forse, né no, no, risolveva il problema e ce l'ha risolto passo passo il problema. Ci ha fatto la cucina come la volevamo noi, sistemata, carina, bella. Poi quando arriverà la vedrete, bella sistemata, sistemata. Ha fatto una veramente bel servizio, il top, bello, ce lo tagliano già. Viene qua, ha detto quando me la montano. Comunque alla fine me ne sono uscito con la cucina completa. Buongiorno da Luna, dico buongiorno perché ora è mattina da noi, quindi saranno variati la situazione. Comunque, bando le ciance, comunque ci è accontentati 100%, e cioè siamo messi trasporto, montaggio e tutto, ci è accontentati. Un po' in più dalle nostre, come noi avevamo predisposto sul sito, perché poi dal sito e quando vai al negozio cambiano le cose. Comunque per me mondo convenienza, se c'è top, si è Sì, dimostrato ancora una volta top, perché cortese, gentili. E poi la cosa principale del cliente, che io se vado col problema, no, manca meno il problema delle mie esigenze, lui mi ha accontentato 100% senza dire no forse, e mi voleva convincere con altre opzioni loro. No, mi ha accontentato con la nostra opzione. sì, ma perché noi ti Questo. abbiamo visto una cosa e siamo andati là un'altra? Esatto. Perché? Per me siete lo scarico. Mezzo sì, perché poi con le misure non Perché andava bene. tu hai fatto lo scarico, la cucina che noi avevamo visto alzava la lavastoviglie davanti e non era buona. Andava vicino, diciamo, all'acqua, Toccava i i tubi. tubi, e non andava E non bene. è qui. E lui disse: la dobbiamo progettare Noi. noi. Per queste misure che tu hai, noi la E progettiamo. ci ricordiamo, è espositivo, quindi. Partendo, cambiando la posizione della lavastoviglie. Invece di farla venire centrale, viene sotto al muro. Comunque, apri una pazienza. Wow. Ha tenuto una pazienza doc, però ci ha accontentato. Tutti i minimi spazi, ci ha messo un mobiletto e poi la vedrete, perché io non posso svelare tanto, dopo vi svelo tutta la cucina in Vabbè, due parole, si può anche perché poi dovranno aspettare un bel po' prima di vetella. però. Sì, vabbè, possiamo far vedere il progetto di come viene. Vabbè. Che me lo devo stampare, ma ce l'abbiamo le mail online, quindi ce dobbiamo stampare, non so se La cucina, eccola qua. abbassi un po' la luminosità del telefono, così riusciamo a fargliela vedere pure Eccola qui. Qua loro. Questo è come viene. tutti i cassetti. Ci ha occupato pure i minimi Qua c'è spazi, vedi? un cassettino Che si estrae. che si tira e ci stanno cose. Comunque ci ha accontentati, come È ti avevo detto. fantastica. Quanto arriverà? Wow.
Detto ciò, noi ci mettiamo prossimamente con un altro aggiornamento. Yes. Ci vediamo non me lo spero, ci vediamo un altro aggiornamento. Dopo vi spoiler tutto il vlog in 2 minuti. Ciao family! E eccoci per un altro aggiornamento. E quale sarà? E mo vediamo che aggiornamento ci propone. Altri due pezzettini. Più che pezzettini. Il pezzetto uno. Ora, uno lo andiamo a appoggiare sulla tavola in modo che lo possono. Lo potete vedere anche voi. Bene. Bene. E sì. Poi vi facciamo vedere l'altro. Però comunque il forno e il lavello, però mo vi faccio vedere in dettagli come sono. Il lavello, c'è la sorpresa. Cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Se lo mette a fuoco si capisce che cos'è. Che cos'è? Si lo metterà a fuoco, spesso metto conto luce, eccolo, che, eccolo. Che cos'è? Che cos'è? Ha detto che se la luce no, ti mette. Che cos'è? Eccolo là. Che cos'è? Comunque il dosatore per il detersivo. No, il dosatore. Sì, è il dosatore. No, dispenser. Dispenser si chiama dosatore. Dosatore non è quello che misura. No, questa è la stessa cosa, questa è misura, ogni misurino fa la misurina. Vabbè, comunque. E porta sapone. Ora lo mettiamo sulla tavola, così lo apriamo, perché abbiamo soltanto aperto la scatola e ancora tutto imballato con l'imballo, polistirolo, tutto imballato, il foglietto qua che pare di stoffa è tutto ancora imballato. Nuovo, per cui ora ve lo mostriamo. È nuovo, sì, vi che lavato con per là. Eccoci, ci vedete diversi qua. Vestiti diversi, io comunque sto ancora in pigiama perché devo andare a lavorare oggi pomeriggio. Ieri vi abbiamo fatto vedere. Queste sono varie clip che vi mostreremo man mano che ci arriveranno. Ora stanno arrivando gli elettrodomestici. Ieri, come avete visto, ci hai fatto il forno e il lavello. Non abbiamo continuato più ieri per l'unico motivo perché comunque ho detto a mio marito proviamolo, mettiamolo in fusione, vediamo come fa, perché comunque la curiosità era tanta, ma non è solo la curiosità, pure per provarlo, e anche perché comunque raga, lo sapete, li siamo aperti da Amazon, se non ho dato aperto lo troviamo spettile di nuovo indietro, per cui ci voleva. Sì, si doveva provare comunque. Pure perché si doveva provare, perché comunque deve stare un po' acceso. La prima accensione deve stare un po' acceso. Poi farlo raffreddare, poi si deve pulire. Deve fare il suo ciclo quando è nuovo. Le cose le sappiamo tutti. E ieri abbiamo anche già utilizzato. Abbiamo fatto la pizza family. È venuta magnifica, a parte che è buonissima sempre, ormai ci conoscete, sapete come la fa mia moglie la pizza, quindi è un bel. Ma stavolta non è stato. Ma stavolta mi è piaciuta di più perché era proprio la cottura proprio perfetta. Sì, ma stavolta non è stato merito mio. Si vede che il nostro forno, quello di prima, quello che ci ha detto pure prima mia moglie, e vedendomi il calore. Stava da qualche parte, si disperdeva, usciva fuori in poche parole, si disperdeva. Si vede la differenza. Vabbè. Infatti questo qua, mo perché c'ha il doppio vetro, io ieri mettevo la mano vicino quando abbiamo visto se funzionava. Ho detto, ma questo non riscalda, invece il mio. Fatto poi riscalda tutta la cucina. Si vede da qualche parte, stava proprio. Sì, ma la differenza che questo. Un altro po' se non ci rimaneva a pepe, quello ha fatto battaglia, quel forno.
Ma la differenza che questo tiene il display, no, l'impostazione proprio della pizza. Della pizza, la funzione, l'impostazione proprio della pizza, è che come forno a legna. Sì, come dice sull'istruzione, si crea l'atmosfera del forno a legna. Infatti, ragazzi, si è cotto sopra e sotto uniforme. Prima sotto rimaneva sempre un pochino più cruda, ma comunque raga, magnifico, magnifico. Infatti, a parte lo sposto un po' i display, ma la cosa bella, raga, che io ieri l'ho smontato, ho pulito la parte dentro del vetro e poi che ha due griglie qui. Tu dove si appoggia la roba sopra? Due griglie di ferro. Due griglie e la teglia. E ha una sola teglia alla lucina. Beh, bella. Ha il display touch che funziona, solo il tasto centrale, che poi vi fa delle varie funzioni. Vabbè, ma non fate il caso. Dopo l'orario non è che si vede, come sono le 4:20 mattina. Comunque porta la sveglia, cronometro e varie funzioni che poi ci dobbiamo ancora imparare più noi. Comunque l'unico pulsante che c'ha è questo qua, touch. E poi qua fa più e meno. E questo qua da centrale vi va a selezionare tutte le funzioni. Che poi dobbiamo ancora capire come funziona. Come un bel forno, semplice e funzionale. La cosa principale. C'ha la funzione scocciolamento. La funzione light che cucina in modo sano e c'è anche la funzione per pulirlo. Ventola statico e qui c'ha tutti i suoi creati. Comunque io sono super super contenta. La marca che l'abbiamo detto della Candy di questo forno. No, fatti bene. Poi ora passiamo al lavello. Toglietevi. Ci sono le nostre cagnoline che sono i nostri aspettatori, però non ci fanno muovere. Allora, il lavello, sempre preso da Amazon, porta il dosatore per il sapone. Comunque ci stava, era un'opzione in più e l'abbiamo preso così perché ci piaceva, perché poi il dosatore non ci servirà perché per la lavastoviglie. No, non è che non ci però può servire. Per esempio ci sta qualche pentola, qualcosa che non la puoi mettere la lavastoviglie, tu la devi lavare a mano. Invece di tenere la bottiglia dello sfetto sulla cucina, che era già sotto qua. È una cosa brutta a mio parere. Oh, è una cosa buona per non evitare, come ha detto mia moglie, di tenere la bottiglia. C'è questo. È una comodità comunque. Sul lavello verrà solo questo qua. Si vede solo tipo quando il dispenser. Tipo quando avete il depuratore dell'acqua, che vi mettono la fontanina sul lavello. Vi devo dire, a me mi è piaciuto per questo. Per questa cosa qua il lavello. Però mi pettolo da vicino ieri che mi è arrivato. È fatto bene comunque. Vi devo dire la verità, anche se non aveva questo, me lo mettevo comunque. È bellissimo. Il colore è particolare. Wow. Se sembra alluminio, però non lo è. In questo. Cioè, il lavello in effetti è in alluminio, però la verniciatura che hanno fatto. È un colore un po' particolare, tipo quel metallizzato che brilla, è particolare. In questa sacca ci sono tutte le tubature. Non ve le mostro, che penso che le conoscete. Il tifone, la cosa bella. La cosa bella. Che è tutti quanti. Che questa sienta della cecipa mette. Ma pure il lavello, pure il lavello è fatto benissimo, bello tutto al suo. Nella parte, ve lo facciamo vedere, nella parte sotto
è bello fatto, tutto inventato, sistemato. Ma poi? Però mia figlia mi ha bloccato. Noi siamo se volete... Siamo un po' più bassi, mi ha bloccato. Se faccio a me... Se volete sapere, se volete il link di tutto quello che io vi sono mostrato, ce lo dico. Me lo dite che io, se ci riesco, li metto automaticamente. Poi se mi dimentico, me lo dite e io li metterò il link di qualsiasi cosa che vi sto qualsiasi... acquistando. Vedete com'è forte il... fa quell'effetto di brillantezza, è proprio brillante. E quel verme qua più, poi è quel nero, non è nemmeno opaco, è traslucido. Sembra quasi alluminio, sembra quasi di acciaio inox, cioè quel riflesso inox nero, è particolare. Qui c'ha i suoi buchi per mettere dispense e rubinetto. Ma è fatto bene, io l'ho inventato lui che vi dicevo, è questa qua. Vediamo, per passare l'orologio di su, vedete come è tutto qua inventato, tutto sistemato. Allora, vedete la verità, avete una casa che lavora con criterio, ma io non sono un idraulico, però si vede la manufattura del lavello, è fatta bene. Rubinetto. Fatta benissimo. Che lo vorrei già utilizzare. No, questo non si può. No, se può. Questo no, perché è una vasca, questo, quello che abbiamo noi è tutta un'altra cosa. No, se può. Non posso utilizzarlo, raga. Questo purtroppo no. E ora vi mostriamo il pezzo forte. Il pezzo forte si intravede dallo scatolo. Sì, cosa sarà mai? Ora andremo a scoprire insieme. Allora, fai spacchettamento. Mi sa che sarà un po' difficile. Vediamo un po' come possiamo far vedere pure a voi. Poi vedete quanto la togliamo. Vediamo. Però non so se riuscite a vedere del tutto. Io dico di no, per cui è meglio che la togliamo prima. E poi ve la mostriamo. Sì, che sennò non vedete niente. Eccola! Ma dite l'amore! Ecco la nuova arrivata! Dico la nuova! È della marca Isense. Perché è una donna? Sì, perché è la lavastoviglie. Se mio marito mi aiuta. Un attimo, solo per. Piano piano che mo non sta. Ma però ci sono le cancelle. Toglietevi. Ecco. Avevo solo qua questo po'. Ta-da! Allora, ecco. Mattini? Sì, sì, perché sempre. No, ti devi togliere, devi mantenerlo da qui, tesoro. Ecco qua. Dove allora. Ma fermi non vedi. Ta-da-da! Qua la casa mia pelle non ha il cestino per le posate. Hanno questi che si aprono e si chiudono. Mette sia i piatti. Che pentole. Poi comunque ve la farò vedere con calma. La cosa bella che ha due a tutti questi qua che si abbassano, che si possono abbassare. E quella che mi è piaciuta, che non ha il cestello per le posate come ce l'ha il cestino, come c'è la mia. Qui item due che si abbassano, i centrali che si abbassano, che si può comunque dopo mettersi le pentole oppure i piatti, i piattini. Bellissimo. Qui tiene le cose per le tasse, le tasse per perché i bicchieri si approcciano sotto e qui le tasse. Piano. Mi piace troppo. E questo qua è per le posate. No, questo è la chicca delle chicche che mi ha fatto innamorare della cucina.
questo in pot. Scusatemi della lavastoviglie, perché il bello che io questo lo posso anche stringere. A differenza delle posate, se lo voglio rimanere aperto tutto o se lo voglio chiudere. E questo è il bello che mi ha fatto innamorare tanto tanto di questa lavastoviglie. Qua non ha non ha il senso molto di aprire per mettere la pastiglia. La pastiglia, sì. Ma è pilantante. C'è il tappino. Il tappo. Ah, in casa. Poi raga, ovviamente. Si regola all'interno, porta il suo regolatore. Una volta che la mettiamo completamente in funzione, ve la faccio vedere bene. Adesso è una cosa promiscua. Oh, e attimo. Comunque alla fine avete visto tutti gli elettrodomestici, no. L'unica cosa ci manca è il piano cottura, che deve ancora arrivare. E poi ci manca il pezzo forte, la struttura. La struttura, che comunque penso che ora ci aggiorneremo, o vedremo o quando si arriverà il piano cottura, sì. Oppure quando arriva la struttura completa vi faccio, no. Vi faccio vedere il piano cottura e ve la faccio vedere pure il montaggio. No, allora, vi accennerò per farvi vedere il piano cottura e l'ultimo accennamento quando sarà tutto montato. E poi ci vediamo pure con il piano cottura allora. Ciao!